SOS Aghezzo TV, passato un buon Natale? Sì, Sì? tranquillo, in Tranquillo? casa, in famiglia, mangiando un po' troppo. Sì? Mia È un po' durina, eh? nuora esagera un po' con la quantità di cibi. E tu non ti sottrai, non dici no, Come grazie. fai? È un problema, io so tema, è difficile. Difficile. L'unico modo per non mangiare è non ci andare. Non puoi, come fai a non andarci? È logico, come fai quando la cucina è fatta Senti, la vedi bene, mangi. questa Mamma mia, come bibbia? triste la piazza grande, guarda. Il sipario che cala. Cala il sipario sui Cala il sipario mercatini. con Mercatini, con questa nebbia è veramente Eh triste, sì, eh? sì. Guarda, guarda. Dopo che c'è stato qui, insomma, una gran folla di persone, no? È durato un mese, tanta gente, e è finito perché ovviamente duravano fino a Santo Stefano, quest'anno più lunghi dell'anno scorso. E adesso ovviamente ci sono le opere di smontaggio della piazza, e quindi la piazza tornerà un po' nell'anonimato solito, purtroppo. A fine settimana c'è la fiera Sì, antiquaria, anche sabato sì, a e parte la domenica. fiera, però A insomma. parte che è una fiera antiquaria fatta l'ultimo dell'anno, non so quanti personaggi, quanti banchi avremo, perché è l'ultimo dell'anno, non so, è Capodanno. No. Vabbè, vediamo un po', posso anche sbagliare, ma penso che sarà un po' in sordina. Nel frattempo se ne sta smontando i tirolesi, ritornano a casa. Tornano a casa? Penso di sì. Sai che come dire, è il mercato originale tirolese che viene fatto più a sud d'Italia, questo di Arezzo, Ho nel senso capito. che pare che sia stato inserito anche nelle mete del tour operator, no? In cui effettivamente insomma, le persone, anche gli albergatori, pare che abbiano registrato insomma, un aumento di camere Bene, questo è vendute. importante. E l'unica cosa, ho visto, si apre spesso il dibattito quando ci sono questi eventi, tra chi dice però insomma bisognerebbe più dare spazio anche al commercio, diciamo, locale, perché sono soldi che magari vanno. Però è anche vero che se viene la gente, poi ci sono delle attività qui a Retine, quindi se arriva gente porta indotto anche a Sono d'accordo non con te. solo ai Poi mercatini. non sarebbe più poi il mercato tirolese, Esatto. sarebbe il solito mercato tradizionale che c'è sempre ad E non Arezzo. smuove E che, certo le bravo, folle. esatto, esatto, E appunto c'è chi dice invece non si può mai fare niente perché insomma, cioè, appena si fa qualcosa di nuovo che è successo a Arezzo, visto che è sempre la città della critica, e quindi a chi fa la prima obiezione, no? C'è poi la risposta di chi dice insomma però non si può mai fare niente perché tanto c'è qualcuno che è sempre scontento, a volte per il gusto di criticare e Ma se basta. no Dante non ci avrebbe chiamato botoli rinchiusi, botoli eravamo, botoli siamo e botoli Però insomma, saremo, cioè, non fare. onestamente tra. Ma questo su tutto, non soltanto su queste manifestazioni. Qualsiasi cosa che tu crei, qualsiasi cosa che nasce, c'è sempre colui il quale non gli va Però bene. insomma, vedremo sul resto, però su quanto accade a Natale la giunta Ghinelli ha messo un solco abbastanza grosso rispetto Bisogna a. dargli Ricordi atto. qui, manco cioè, facevano Bisogna dare l'albero, atto perché c'era all'assessore. l'albero di Natale prima, Bis oddio. è vero, è vero. Bisogna dare atto all'assessore Comanducci che effettivamente si è dato da fare e non so quanto ha speso, però logicamente un ritorno per la città c'è stato. È stato un anno veramente, anche l'anno scorso, è stato veramente importante sotto questo punto di vista. Diamo a Cesare perché è di Cesare, cioè non diciamo sempre male, 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 male. Quando viene fatto qualcosa di interessante, di importante, bene, anche in fraternità vedo che ci si muove a fare qualcosa. A proposito, sono partiti i lavori, no, dell'acquedotto. Partiranno, Tutti partiranno. Qua anni. sono stati annunciati. Va bene, vediamo un po'. Stiamo dietro perché non si sa mai, Questi lavori. Noi andiamo a indagare, verifichiamo, perché per ora c'è un sole transenne e basta. Però verifichiamo, però vedi, viene fatto qualcosa di diverso, anche la fraternità vedo si è andata a fare. Bene, bene che la città si Speriamo che muova questa perché poi. piazza più che altro riesca finalmente a vivere, insomma. Non solo a Natale, ma Ma si studi qualcosa in tutto l'anno, perché. perché effettivamente è una bella. Perché questa dimostra Non che ce ne sono tante di piazze così. no, non ce ne sono tante, che si ha idee, la gente poi ci viene. Quindi Esatto. vediamo di avere idee anche in altri Esatto. periodi. Sono A d'accordo con te. domani. Ciao.